È venuto a mancare ieri pomeriggio il giornalista Elio Lamparelli. Aveva 85 anni ed era stato direttore di Rete 8. Un sorriso sempre per tutti, Elio, giornalista poliedrico ed eclettico, sempre pronto alla battuta, ironia e serietà dosate nel modo migliore in un mestiere che impone diversi registri in base agli argomenti trattati. Dal 1963 al 1971 Elio ha lavorato al Messaggero di Roma come cronista, pioniere dell'emittenza privata in Abruzzo dal 1974 al 1988, è stato direttore responsabile della televisione regionale Telemare, conduttore di varie trasmissioni. Nel 1977 è stato impegnato per il gemellaggio Pescara-Spalato e per quello Pescara-Atene. È stato docente all'Istituto di Scienze Religiose Tognolo. Nel 1988 divenne direttore responsabile di Rete 8 e ha condotto le fortunate rubriche Il Pentagono e Il Salotto, e proprio lui contribuì al salvataggio dell'emittente con l'ausilio e la mediazione di Giovanni Lignini dopo il crack dell'allora editore Mammarella. Dopo varie vicissitudini, Rete 8 è rinata con la nuova e attuale proprietà. Nel 2003 ha lavorato per ATV7 in qualità di direttore editoriale. Dal 2000 al 2015 è stato direttore responsabile del quotidiano PressonWeb.net. Tre riconoscimenti da ricordare: quello dell'Ordine Cavalleresco Vaticano di San Silvestro Papa e quello di ufficiale al merito della Repubblica Italiana. Vi riproponiamo ora uno stralcio di una delle ultime interviste realizzate dal direttore Carmine Perantuono a Elio Lamparelli, che presentava il suo ultimo lavoro, ricordando personaggi e fatti e ripercorrendo la storia della emittenza privata in Abruzzo. C'è la vera storia delle TV private, per esempio, perché molti colleghi giovani non conoscono che cosa è accaduto nelle televisioni private e come è cambiata la RAI dopo che sono arrivate le televisioni private. I mezzi busti che prima governavano l'informazione sono stati messi a soqquadro prima dalle radio private, poi dalle televisioni private, che hanno dato la parola alla gente. La proprietà, il direttore, tutti i giornalisti e tecnici di Rete 8, nel ricordarlo come maestro, collega e punto di riferimento dei grandi valori umani e professionali, si stringono con affetto alla moglie Anna, ai figli Gaetano, Francesco e Sandro, alle nuore Hilde, Marta e Simona, ai nipoti e pronipoti e parenti tutti. Con Elio Lamparelli se ne va un altro volto dell'emittenza regionale abruzzese. Solo poco tempo fa si è spento Renzo Alabarile, 4 anni fa la scomparsa di Pasquale Paciglio, tre direttori che ci hanno lasciato il loro insegnamento e l'onere e l'onore di continuare a fare informazione nella grande famiglia di Rete 8, di cui anche i nostri affezionati telespettatori fanno parte.